Landmine Press, oggi ci concentriamo su questo movimento di spinta per l'upper body. Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale, io sono Alberto. Oggi parliamo di questo esercizio di spinta per l'upper body con un interessante focus sulla spalla e sul braccio. Scopriamolo insieme. L'attacco landmine per andare a sviluppare il movimento di press rappresenta sicuramente una soluzione molto interessante perché ci consente di lavorare con un range di flessione della spalla che è decisamente diverso da quello che ritroviamo, per esempio, nell'overhead press, quindi nella classica spinta verticale. In quel caso, infatti, la richiesta di flessione della spalla è di pressappoco 180 gradi. Un range di movimento che sicuramente non è proprio accessibile a tutte le persone. In molti casi vediamo delle spalle che si flettono magari a un range di 120, di 140 o anche meno gradi di flessione. In quei casi quindi inserire l'overhead press in un programma di allenamento può essere controproducente, perché stiamo andando ad obbligare il soggetto a lavorare in un range di flessione, andare quindi ad esplorare un range di movimento che in quel momento non è di sua competenza. In questo contesto si inserisce perfettamente la landmine press, perché ci consente di lavorare su un movimento che potremmo definire ibrido fra una spinta verticale e una spinta orizzontale, e ci permette quindi di andare a lavorare in un range di flessione della spalla al quale la maggior parte di noi possono accedere. Un range quindi che potremmo definire proprio ibrido fra una flessione di 90 gradi, che è quella che appunto ritroviamo nella spinta orizzontale, e una flessione di 180 gradi, che è quella che ritroviamo nella spinta verticale. Quest'oggi vi mostrerò la landmine press sviluppata in tre versioni differenti, quindi con tre posizioni del corpo diverse tra una e l'altra. Quindi in particolar modo vedremo la versione in tall kneeling, quindi con tutte e due le ginocchia in appoggio sul pavimento, la versione in half, quindi con un solo ginocchio in appoggio, e poi la versione in piedi. Iniziamo quindi andando a vedere quella che è la versione della landmine press in tall kneeling, quindi su quattro appoggi, due piedi e due ginocchia. Le ginocchia in questo caso sono in appoggio su un tappetino. Io qui in studio utilizzo sempre poi un manicotto di questo tipo, semplicemente perché questa parte qua, avendo un diametro ridotto rispetto a quella del bilanciere, mi permette di impugnare meglio il bilanciere stesso e quindi di avere un lavoro un pochettino più efficace, soprattutto in termini di presa. Ovviamente non è obbligatorio, possiamo andare a impugnare direttamente il bilanciere qualora ovviamente non possediate questo strumento. Ci disponiamo sul pavimento, quindi con i quattro appoggi, piedi e ginocchia, andiamo ad impugnare il bilanciere, e di qui subito correggiamo quello che è l'allineamento e il posizionamento del corpo nei confronti del bilanciere. In questo caso dovremo far sì che nella fase di massima discesa, quindi nella fase al termine della fase eccentrica, la parte terminale del bilanciere, o in questo caso di questo manicotto, dovrà essere quasi a contatto con il pettorale, con il braccio sostanzialmente parallelo al busto. Ve lo mostro da questa parte. In questo caso abbiamo quindi il mio omero sostanzialmente parallelo al busto, con il manicotto che è vicino al pettorale. Quindi non dovremo lavorare né troppo lontani e né troppo vicini, facendo sì che sostanzialmente nella fase di discesa il manicotto o il bilanciere arrivi proprio sulla spalla o addirittura più indietro. Quindi ci posizioniamo correttamente, di qui andiamo subito a ricercare quella che è la corretta stack position, quindi leggera retroversione del bacino con una piccola depressione delle coste che ci consente di attivare al meglio gli addominali, e di qui potremo quindi andare a sviluppare il movimento. In questo caso lavoriamo con l'altro braccio, quindi quello destro, flesso, che rimane quindi stabile. Andiamo quindi a esercitare il movimento di spinta ibrida, questo perché non sarà una spinta verticale né una spinta orizzontale, in questo modo. 1 e torno indietro 2. Mantengo sempre il core attivo in modo tale da non alterare quelle che sono le fisiologiche curve della colonna vertebrale. Spingo e torno giù. Quindi non dovrò andare a iperestendere la parte lombare in questo modo, che è un errore molto comune, ma dovrò mantenermi sempre appunto stabile, core attivo, e andrò quindi a sviluppare il movimento. Spingo e ritorno. Per quale motivo andiamo a posizionare il corpo in modo tale che la parte terminale del bilanciere o del manicotto appoggi quasi sul pettorale? Perché sostanzialmente riusciamo quindi a far lavorare la spalla in un range di lavoro, in una posizione soprattutto di partenza ottimale. Questo perché se dovessimo partire troppo indietro, quindi, o meglio troppo avanti con il corpo, quindi con il manicotto o il bilanciere troppo indietro, avremmo una posizione di partenza in cui sostanzialmente l'omero non è più parallelo al busto, ma è anteriorizzato rispetto al busto, con il gomito un pochettino in avanti, e questo non ci consentirebbe di sviluppare in modo efficace e corretto la spinta, perché andremo proprio in difficoltà nel sollevare il bilanciere, proprio per una questione di leva che diventerebbe chiaramente sfavorevole, ma più che sfavorevole diventerebbe anche potenzialmente dannosa proprio per la spalla stessa. Allo stesso modo, allontanarsi troppo, quindi avere una posizione di partenza di questo tipo, aumenterebbe enormemente l'enfasi sul bicipite, andando però a scaricare un pochettino la spalla, rendendo l'esercizio anche qui un pochettino fuorviante da quello che è il reale obiettivo, cioè un rinforzo di quello che è il meccanismo di spinta, ma soprattutto a carico della spalla. Vediamo adesso la landmine press in half kneeling, quindi su tre appoggi: piede,
ginocchio sinistro e piede destro. In questo caso quindi questo ginocchio qua, il destro, non è più in appoggio. Questo è vero che in termini magari di stabilità potrebbe restituirci una posizione un pochettino più complicata, ma in realtà in questo particolare caso ci consente di controllare, se vogliamo, meglio la colonna vertebrale e soprattutto di ridurre quelli che potrebbero essere proprio pericolosi fenomeni di iperestensione lombare, perché riusciamo a essere più stabili lavorando in retroversione e in depressione delle coste rispetto alla versione in half knee, in tall knee, in cui invece è un pochettino più semplice, se vogliamo, incappare nel comune errore di partire correttamente, andare a estenderci, o meglio andare a esercitare la spinta andando però a estenderci in maniera errata, quindi soprattutto a livello lombare. In questo caso, con i posizionamenti in half leaning siamo un pochettino più stabili e di qua riusciamo a sviluppare il movimento, o meglio siamo un pochettino più stabili in termini di controllo motorio e quindi controllo del core a protezione della colonna vertebrale durante tutto il range di movimento. Dovremmo invece ovviamente però fare molta attenzione, perché avendo un appoggio in meno in termini di stabilità sul piano frontale, quindi sinistra-destra, chiaramente avremo qualche difficoltà in più rispetto alla versione precedente. Però in termini invece di protezione della colonna, a mio avviso questa è una versione un pochettino, se vogliamo, più sicura. Andiamo a vederla. Ripartiamo di nuovo ricercando il corretto allineamento del corpo nei confronti del bilanciere, quindi di nuovo il mio manicotto arriverà grosso modo all'altezza del pettorale nella fase di massima discesa. Partiamo quindi con l'omero parallelo al busto e andiamo quindi a sviluppare il movimento. Dovremo fare particolare attenzione, perché è vero che in questa posizione riusciamo a controllare meglio il fenomeno di iperestensione lombare, ma è anche vero, come dicevo poco fa, che il fatto di avere un bilanciere caricato, o meglio spinto, con un solo braccio ci rende, diciamo, la natura di questo esercizio con carico asimmetrico e ci aumenta quindi quella che potrebbe essere l'instabilità sul piano frontale. Ciò vuol dire che potrebbero capitare problematiche di questo tipo, cioè non attivando adeguatamente il core io vado a perdere l'equilibrio non riuscendo a gestire il carico. Premetto già che in questi casi, se dovessi trovare reali difficoltà, quello che devo fare come primo step è ridurre il carico, perché probabilmente ad oggi non sono in grado di gestire quell'intensità e quindi riducendo riuscirò invece ovviamente a migliorare l'efficacia dell'esercizio con un movimento più fluido e corretto. Come nella versione precedente vado quindi a sviluppare il movimento di spinta per poi giù ritornare. Vado sempre a lavorare con una completa estensione del braccio e una flessione della spalla e ritorno. Il mio core è sempre attivo, il busto quindi è immobile, spingo e ritorno. Braccio destro sempre flesso, 1 e 2. Volendo in realtà con il braccio destro possiamo anche inserire quello che è un lavoro di mobilità toracica, quindi andando a effettuare un movimento opposto rispetto a quello di sinistra. Quindi in questo caso spingo, il braccio destro rimane flesso, scendo giù con il sinistro e allungo il destro di nuovo. 1 e 2. Sempre mantenendo però ovviamente il core attivo, quindi una stabilità e un tronco soprattutto immobili, ma questa versione mi consente di fare un lavoro di mobilità del torace che può essere molto interessante, specialmente per le persone che ne hanno ovviamente una evidente necessità. Nell'introduzione a questo esercizio vi spiegavo quanto la landmine press possa essere una soluzione molto interessante soprattutto per chi presenta dei deficit di flessione della spalla. Vi faccio vedere adesso in concreto a che cosa mi riferisco. Quando noi andiamo a sviluppare quello che potrebbe essere una comune overhead press, anche in half kneeling, quindi nella posizione in cui sono adesso, andiamo a sviluppare una flessione che è sostanzialmente di 180 gradi con il braccio che arriva su verticale. Nel caso della landmine press invece, come abbiamo già visto per la versione in half kneeling e la precedente in tall kneeling, il range di flessione è decisamente differente, perché vado a lavorare con una flessione ridotta che non sarà ovviamente di 180 gradi. Questo perché risulta interessante? Perché, come dicevo nell'introduzione, ci sono molte persone che non hanno completo accesso a questo range movimento, ma molto spesso magari appunto hanno un range di flessione della spalla che si ferma proprio a questa. In questo caso quindi vado a lavorare con loro, vado a lavorare in un range di flessione che ad oggi riescono a gestire. Questo perché è fondamentale lavorare sempre su schemi motori che siano funzionali e non inserire esercizi in aree di movimento che ad oggi sono per noi disfunzionali. Che cosa significa? Se io non riesco a portare in alto, quindi con una flessione di 180 gradi, la mia spalla, non devo andare a lavorare in quel range di movimento, ma dovrò in parallelo sviluppare degli esercizi correttivi che mi aiutino e mi consentano di arrivare un domani magari a raggiungere quel range di flessione, e allora lì sì che potrò ad esempio inserire l'overhead press classica, quindi lavorando con una spinta puramente verticale. Questo, mi raccomando, è molto importante, perché molto spesso ci si addentra in quelle che potrebbero essere le mode, cioè per le spalle voglio fare un esercizio perfetto, spinte verticali, overhead press, shoulder press, come le vogliamo chiamare, ma molto spesso si va però ci si dimentica appunto di quello che è il nostro reale stato di forma e quindi quelle che sono le nostre reali capacità. Perché se stiamo guardando un video di un trainer o abbiamo un amico che lavora con
con una spinta verticale, magari con un range di flessione ottimale, ciò non significa che quell'esercizio per noi andrà bene, proprio perché dovremo valutare se noi saremo in grado di flettere la spalla completamente in alto. Mi raccomando, perché questi sono i dettagli che fanno la differenza in un programma di allenamento che sia allenante ed efficace. E arriviamo adesso a vedere quella che è la landmine press in stazione retta, quindi in standing position. In questo caso chiaramente la base di appoggio sarà soltanto con i due piedi, quindi dovremo fare particolare attenzione a quella che è la stabilità, specialmente sul piano frontale. E ovviamente dovremo lavorare esattamente come nelle versioni precedenti su un controllo e un'attivazione efficace del core a protezione della colonna vertebrale durante tutto il range di movimento, quindi sia durante la spinta concentrica che durante il ritorno eccentrico, per evitare specialmente pericolosi fenomeni soprattutto di iperestensione a livello lombare. Andiamo a vederla. Andiamo quindi ad impugnare il bilanciere. E di nuovo lavoriamo da subito ricercando il corretto allineamento, posizionamento del corpo nei confronti del bilanciere stesso. Quindi ricerchiamo di nuovo la posizione tale per cui il manicotto in questa posizione arrivi più o meno all'altezza del pettorale, quindi grosso modo anche della clavicola. E di qui andiamo a sviluppare il movimento. Il consiglio vi do: non lavorate con le gambe iperestese, ma con una leggera flessione delle ginocchia. Di nuovo la retroversione del bacino, depressione delle coste, quindi il core rimane attivo. Braccio destro flesso e vado a sviluppare il movimento di spinta. Spingo e torno giù. 1 e 2. Il corpo rimane sempre immobile e non partecipa al movimento, quindi non vado a fare un lavoro di questo tipo in cui mi allungo per poi ritornare indietro, ma attivo il core a protezione della colonna e mi concentro solo sul movimento a carico della spalla e del braccio. 1 e 2. Volendo chiaramente anche in questa versione potrò andare a inserire il lavoro di mobilità toracica di cui parlavo prima e quindi andare a sviluppare con il braccio destro il movimento esattamente opposto, quindi di qua spingo e poi torno indietro allungandomi con il destro. Di nuovo 1 e 2. Mi raccomando però, là il movimento dovrà essere un movimento di mobilità solo a carico della parte toracica, quindi non dovrò effettuare delle operazioni di shift a carico della parte bassa, quindi andando ad alterare quello che è il corretto posizionamento del bacino. Sviluppo quindi solo il movimento con la parte alta. 1 e 2. Mobilizzo a livello toracico. 1 e 2. Ed eccoci qua, oggi vi ho quindi mostrato come andare a utilizzare in modo efficace quello che è l'attacco landmine per un movimento di press. Vi ricordo sempre di sviluppare l'esercizio in modo lento e controllato con una gestione accurata dei carichi. Ciò significa che dovremo inserire un'intensità che ci consenta di sviluppare il movimento stesso in modo funzionale ma soprattutto sicuro, e quindi senza andare a inserire quelli che potrebbero essere dei pericolosi compensi che ci portino quindi ovviamente a sporcarne l'esecuzione. Vi ricordo inoltre che oggi vi ho mostrato quello che potrebbe essere uno sviluppo utilizzando semplicemente un braccio. Laddove volessimo invece inserire un lavoro a due braccia, potremo o lavorare proprio utilizzando quindi un braccio davanti e un braccio dietro appoggiati quindi sul bilanciere, oppure particolari prese che potete comunemente trovare in commercio che ci consentono quindi di sviluppare appunto a due braccia il movimento, magari in presa neutra, che quindi è ancora meglio. Per i soggetti che non presentano schemi disfunzionali a carico della spalla, quindi non hanno limitazioni in termini di flessione, il mio consiglio è di inserire questo esercizio proprio come una valida alternativa anche alla classica overhead press. Questo perché è sempre molto importante e interessante esplorare proprio gradi di lavoro diversi per un determinato schema motorio, quindi non focalizziamoci sempre solo su una spinta verticale, ma lavorare a range differenti è può essere molto allenante, esattamente come per esempio capita sulle distensioni su panca piana, che possono essere sviluppate proprio con la panca piana oppure con una panca inclinata o in alcuni casi anche con una panca declinata. Sono tutte versioni che ci consentono di lavorare sempre sullo schema motorio di spinta, in quel caso orizzontale, nel caso della landmine potremmo definirlo ibrido tra orizzontale e verticale, ma ci permettono appunto però di esplorare determinati e differenti range di flessione delle spalle. Se il video vi è piaciuto, cari amici, lasciate un like, condividetelo fra di voi. Io vi ricordo che ogni lunedì alle ore 9 uscirà un nuovo contenuto. Io vi saluto e mi raccomando, come al solito, alleniamoci! Ciao!